9-0, quello nella casella dei nuovi contagiati e quello nella casella dei guariti. Molto più importante il primo, ormai da oltre una settimana non si registrano nuovi malati di Covid-19 a Civitavecchia. Un dato importante è strettamente legato al numero delle persone rimaste contagiate, che sono soltanto 4. Quelle 4 persone, peraltro tutte in via di guarigione, sono isolate e non possono contagiare altri soggetti. Guariti loro, come ormai andiamo ripetendo da una settimana, arriverà il Civitavecchia Covid Free, ovvero la città non avrà più alcun malato e quindi le possibilità di nuovi contagi saranno ridotte a zero, a meno che non si prendano da soggetti residenti altrove. Restano comunque sempre valide fino a nuove disposizioni le indicazioni fornite dagli esperti, ovvero che rimane obbligatorio l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, che bisogna lavare frequentemente e accuratamente le mani e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Questa mattina Civitavecchia aveva ritrovato il suo aspetto normale. L'immagine, da quella di una discarica totale, mantenuta per tutta la giornata di ieri, era tornata quella di una tranquilla città di provincia, dove i servizi funzionano regolarmente. Le scorse 24 ore però non sono state obiettivamente piacevoli e non potevano non scatenare, oltre alle proteste dei cittadini, le polemiche politiche. The day after, il giorno dopo il caos che si è registrato con la raccolta porta a porta, in particolare con quella della plastica, è Civitavecchia Servizi Pubblici ad intervenire. CSP informa gli utenti, così si legge nel comunicato, riguardo le recenti iniziative adottate al fine di razionalizzare e contenere i costi del servizio della raccolta dei rifiuti porta a porta, iniziative che sembrano aver fallito, almeno in questi primi giorni, visto che ieri il centro cittadino era invaso dai sacchetti di plastica. La comunicazione della società partecipata forse arriva in modo tardivo, visto che le modifiche del ritiro dell'immondizia, anticipate qualche giorno fa dall'ex sindaco Antonio Cozzolino, sono partite già lunedì scorso. In sostanza la società informa i signori utenti della cosiddetta zona 1, quelli del centro cittadino, che lo svuotamento dei mastelli delle frazioni della raccolta differenziata porta a porta avverrà la notte e la mattina successiva all'esposizione dei mastelli, a partire dalle 4 di notte, quindi non più a partire dalle 22, e si concluderà entro le 10. Orari che però ieri non sono stati rispettati e neanche di poco. Alle 16.30 in molte zone centrali erano ancora esposti i mastelli gialli straripanti di plastica. Questo perché i cittadini, vedendo il proprio secchione ancora pieno, non hanno perso la speranza e lo hanno lasciato comunque in strada anche dopo le 10 di mattina, augurandosi di non doverlo riportare in casa pieno, come qualcuno ha comunque fatto, tra imprecazioni e post su Facebook al veleno nei confronti dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la modifica dell'esecuzione del servizio, non appaia evidentemente sostanziale, continuano da Civitavecchia a Servizi Pubblici, CSP invita i signori utenti a tenere in considerazione i nuovi orari. La società è certa che dopo qualche probabile difficoltà nella fisiologica fase di riequilibrio possa essere raggiunto il più importante risultato del miglioramento del servizio con il contemporaneo contenimento dei costi. A noi sembra che almeno fino a ieri ci sia molto di sostanziale e si sia varcata la soglia delle difficoltà fisiologiche. E come abbiamo già scritto, ci sentiamo di dire che così non va proprio bene, considerato il danno d'immagine che una città che aspira al turismo non può assolutamente permettersi. Ormai manca solo il via libera definitivo del comitato di gestione, poi la cosiddetta liberazione del porto, ovvero la possibilità di poter accogliere qualsiasi tipologia di merce sulle banchine pubbliche, a prescindere da quanto previsto dal piano regolatore dello scalo marittimo diventerà realtà. Un ulteriore passo in tal senso è stato fatto nel corso della seduta dell'organismo di partenariato, vissuta in gran parte sulla discussione in merito al bilancio 2019 dell'ente. Una discussione lunga, caratterizzata soprattutto dalle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali di destinare una parte del fondo relativo ai contenziosi giudiziari in atto, quelli del gruppo Gavio e di Total Erg in particolare, ai lavoratori delle realtà che stanno vivendo adesso una situazione particolarmente difficile a causa della contrazione dei traffici conseguenti all'emergenza coronavirus. Una richiesta, quella dei sindacati, che ha portato via gran parte del tempo e per la quale alla fine si è trovata una via di mediazione attraverso la disponibilità espressa dal presidente dell'autorità portuale Francesco Maria Di Maio di avanzare richiesta in tal senso al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente. Saranno quindi i professionisti deputati al controllo della correttezza della gestione amministrativa da parte degli amministratori dell'autorità portuale a dover eventualmente autorizzare a dirottare in un altro conto appositamente costituito parte del fondo che dovrebbe garantire l'ente qualora soccombesse in qualcuno dei milionari contenziosi in atto. In
Intanto a Molo Vespucci arrivano 522.000 euro inaspettati. Si tratta di una nuova ripartizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di risorse che erano state cancellate dalla finanziaria 2019. Si tratta di somme che potranno essere utilizzate per progettazione. Poco più di 500.000 di euro, per la precisione 522.000 euro. È la somma assolutamente inaspettata che entrerà nelle casse dell'autorità portuale grazie ad un'azione di recupero condotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è riuscito a reperire 8.500.000 di euro dalla finanziaria 2019. Questi 8.500.000 di euro sono stati quindi inseriti in un decreto pubblicato alcuni giorni fa, nel quale si è ufficializzato il reintegro delle risorse destinate al fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La finanziaria dello scorso anno infatti aveva tagliato di 30.000.000 di euro il fondo di cui beneficiano anche le autorità portuali, e il taglio era stato proprio di 8.500.000 di euro, adesso recuperata, che è stata divisa tra tutte le autorità portuali italiane. Le somme maggiori sono andate a Genova e Napoli, con cifre vicine al milione di euro. A Civitavecchia, come detto, arriveranno 522.000 euro da utilizzare per progettazioni. Intanto i porti, il loro sviluppo e la loro importanza in prospettiva di una ripresa, dopo lo shock provocato dall'economia, dal coronavirus, sono stati inseriti in una delle schede elaborate dalla task force governativa guidata dal manager Vittorio Colao nel programma presentato al governo e che rappresenterà la base di discussione degli stati generali promossi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Secondo la task force andrebbe predisposto un piano intermodale su scala nazionale per la logistica merci, con focus sull'ammodernamento dei porti e sull'espansione della rete ferroviaria per il trasporto merci. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco della caserma Bonifazi sono intervenuti presso Piazzale Bianchini, nel quartiere di San Liborio, per l'incendio di una minicar da 50 cm cubi e di uno scooter Majesty 250. I vigili, giunti sul posto, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. I mezzi sono andati completamente distrutti dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando per accertare le cause dell'incendio, che si è propagato con notevole forza e velocità, tale, come detto, da provocare la totale distruzione dei due mezzi. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La fermata decennale della centrale Torre Valdaliga Nord inizierà il 15 giugno, per 7 settimane fino al 2 agosto. L'annuncio arriva dalla FIOM CGL, che rileva come alle misure di sicurezza di sempre si aggiungono quest'anno quelle anticontagio, perché l'emergenza sanitaria è ancora in corso, pur trovandoci nella fase di alleggerimento. L'organizzazione sindacale ricorda che tutte le aziende sono tenute al rispetto del protocollo nazionale di contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulato tra governo e parti sociali, che vale anche per le committenti nei casi di lavoro in appalto, subappalto o fornitura. Tra le altre cose, la FIOM CGL ha richiesto ad Enel, in aggiunta alle misure già previste, di allargare le fasce di accesso alla mensa e al refettorio, di aumentare i distributori automatici e di prevedere aree apposite per le pause e il recupero psicofisico dei lavoratori durante le lavorazioni. L'organizzazione sindacale si appella quindi ai lavoratori, che devono pretendere il rispetto delle disposizioni anticontagio, la fornitura costante dei dispositivi di protezione individuale insieme alle misure di sicurezza di sempre, e fermare le attività e segnalare al diretto superiore ogni volta che si presenta una situazione di rischio. Arriva anche il 16° rinnovo per il Civitavecchia in vista della prossima stagione. Marco Roccisano ha detto di prolungare il suo matrimonio con il club del presidente Patrizio Presutti, quindi alla fine il giocatore ha deciso di declinare l'offerta del Cerveteri e deciso di vestire nuovamente il nerazzurro. 6 mesi intensi quelli vissuti da Marco nella passata annata, affermano dal club. Prima l'attesa della ripresa da un lungo infortunio e poi nel momento clou in cui si stava mostrando tutto il suo talento, lo stop generale per la pandemia dovuta al Covid-19. Vicissitudini che non hanno affievolito l'amore di Marco per il Civitavecchia Calcio 1920. Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.